carico è stato che mai la preoccupazione c'era, perché vedendo a Roma, Milano, insomma tutte le città che succedeva che si prendevano fuoco, io speravo che Modena non succedesse questo, e invece purtroppo abbiamo sentito 3 grossi boati. Ecco, cosa avete sentito voi circa un'ora fa quando si è sprigionato l'incendio? Abbiamo sentito 3 boati, ma veramente uno dietro l'altro, poi abbiamo visto una colonna di fumo, veramente il fumo nero, e dopodiché il fumo nero ha iniziato a prendere la colorazione delle fiamme. Siamo venuti subito qua per vedere, valutare appunto l'emergenza, e abbiamo chiamato subito i vigili del fuoco, però insomma si è propagato in un modo così veloce e violento che insomma quando sono arrivati i vigili del fuoco insomma non hanno potuto che constatare appunto l'evidenza. Cioè... Voi avete parlato con qualche tecnico di ARPA sull'impatto ambientale? No, io ho parlato con i vigili del fuoco, gli ho chiesto se c'era pericolo, e loro hanno detto no, state all'occhio, però insomma non c'è pericolo perché di qua non dovrebbe andare da nessuna parte, e questo ha tranquillizzato molto. Poi questo vento che sta portando via appunto il fumo, insomma speriamo che si concluda così.